Benvenuta, benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Oggi ricominciamo le lezioni complete dopo il nostro terzo ripasso. E prima di immergerci totalmente in queste parole e di continuare il nostro allenamento mentale per ricongiungerci con il nostro vero essere, con la nostra vera essenza, ecco, facciamo prima di questo un bel respiro profondo, riempiendo i nostri polmoni, la nostra pancia di aria e svuotandoli completamente. Ci riempiamo di silenzio e ci svuotiamo dal rumore. E da qui ascoltiamo l'idea di oggi. Lezione numero 121. Il perdono è la chiave della felicità. Ecco la risposta alla tua ricerca di pace. Ecco la chiave del significato in un mondo che sembra non avere senso. Ecco la via che porta a sentirsi al sicuro in mezzo ai pericoli apparenti che sembrano minacciarti ad ogni angolo e portare incertezza a tutte le sue speranze di trovare quiete e pace. Qui tutte le domande trovano risposta. Qui è infine assicurata la fine di ogni incertezza. La mente che non perdona è piena di paura e non offre all'amore alcuno spazio per essere se stesso, né luogo in cui spiegare le proprie ali in pace e levarsi in volo sopra il tumulto del mondo. La mente che non perdona è triste, senza la speranza di una tregua e della liberazione dal dolore. Soffre e dimora nella sofferenza, scrutando nell'oscurità senza vedere, eppure certa del pericolo che vi si annida. La mente che non perdona è tormentata dai dubbi, confusa riguardo a se stessa e a tutto ciò che vede. Impaurita e arrabbiata, debole e infuriata, con la paura di andare avanti e la paura di fermarsi, ha paura di svegliarsi o di andare a dormire, ha paura di ogni suono, ed ancora più è spaventata dalla quiete, terrorizzata dall'oscurità, ma ancor più dall'avvicinarsi della luce. Cosa può percepire la mente che non perdona se non la propria dannazione? Che cosa può vedere se non la prova che tutti i suoi peccati sono reali? La mente che non perdona non vede errori, ma solo peccati. Vede il mondo con occhi che non vedono e strilla quando vede le proprie proiezioni insorgere per attaccare la sua miserabile parodia della vita. Vuole vivere, tuttavia desidera essere morta. Vuole il perdono, eppure non vede alcuna speranza. Vuole una via d'uscita, ma non riesce a concepirne alcuna perché vede il peccato ovunque. La mente che non perdona è disperata, senza la prospettiva di un futuro che non può offrire altro se non maggiore disperazione. Eppure considera irreversibile il proprio giudizio del mondo e non vede che ha condannato se stessa a questa disperazione. Pensa di non poter cambiare, perché ciò che vede testimonia che il suo giudizio è corretto. Non chiede, perché pensa di sapere, non dubita, certa di avere ragione. Il perdono si acquisisce. Non è inerente alla mente, che non può peccare. Dal momento che il peccato è un'idea che tu hai insegnato a te stesso, anche il perdono deve essere appreso da te, ma da un insegnante diverso da te, che rappresenta l'altro sé in te. Attraverso di lui impari a perdonare il sé che pensi di aver fatto e lo lasci scomparire. Così riporti la tua mente ad essere una con colui che è il tuo sé e che non può mai peccare. Ogni mente che non perdona ti offre l'opportunità di insegnare alla tua come perdonare se stessa. Ognuna attende la liberazione dall'inferno attraverso di te e si rivolge a te implorando il cielo qui e ora. Non ha speranza, ma tu diventi la sua speranza e come sua speranza diventi anche la tua. La mente che non perdona dovrà imparare attraverso il tuo perdono che è stata salvata dall'inferno e mentre insegni la salvezza imparerai. Ma tutto il tuo insegnamento ed il tuo apprendimento non verranno da te,
ma dall'insegnante che ti è stato dato per mostrarti la via. Oggi ci eserciteremo a imparare a perdonare, se sarai disposto. Oggi potrai imparare a prendere la chiave della felicità, ad usarla a tuo vantaggio. Dedicheremo 10 minuti al mattino e altrettanti alla sera ad imparare a dare e anche a ricevere il perdono. La mente che non perdona non crede che dare e ricevere siano la stessa cosa. Ma oggi cercheremo di imparare che sono una cosa sola, praticando il perdono nei confronti di qualcuno che consideri nemico e nei confronti di qualcuno che consideri amico. E quando imparerai a vederli entrambi come una cosa sola, estenderemo la lezione a te stesso e vedremo che la loro salvezza includeva la tua. Inizia i periodi di pratica più lunghi pensando a qualcuno che non ti piace, che sembra irritarti o causarti dispiacere se lo incontrassi. Uno che disprezzi attivamente o che cerchi semplicemente di ignorare. Non importa quale forma assuma la tua rabbia, probabilmente lo hai già scelto. Lui andrà bene. Ora chiudi gli occhi, vedilo nella tua mente ed osservalo per un po'. Cerca di percepire della luce in qualche parte di lui, un piccolo barlume che non avevi mai notato. Cerca di individuare una piccola scintilla di luminosità che risplende attraverso la brutta immagine che hai di lui. Guarda questa immagine finché vedrai in essa una luce da qualche parte e poi cerca di permettere a questa luce di estendersi fino a ricoprirlo e rendere l'immagine bella e buona. Osserva questa percezione mutata per un po', poi volgi la tua mente a qualcuno che chiami amico. Cerca di trasferire su di lui la luce che hai imparato a vedere intorno al tuo ex nemico. Percepiscilo ora come più che un amico per te, perché in quella luce la sua santità ti mostra il tuo salvatore, salvato e che salva, guarito e intero. Poi permetti che egli ti offra la luce che vedi in lui e lascia che il tuo nemico e l'amico si uniscano nel benedirti con ciò che hai dato. Adesso sei uno con loro e loro con te. Ora sei stato perdonato da te stesso. Non dimenticare, nel corso di tutta la giornata, il ruolo che il perdono assume nel portare felicità a tutte le menti che non perdonano, compresa la tua. Ogni ora di a te stesso. Il perdono è la chiave della felicità. Mi sveglierò dal sogno di essere mortale, fallibile e pieno di peccato, e saprò di essere il perfetto figlio di Dio. Mentre leggevo questa lezione percepivo come, con parole belle, lineari, semplici, ordinate, descrivevano nei primi paragrafi la confusione totale che noi proviamo quando, faccio un esempio, ci sentiamo tristi, demotivati, arrabbiati. Questo è uno dei tanti esempi che potrei fare. Quando ci sentiamo tristi, no? E vediamo tutto miserabile. Vogliamo stare bene? Ma allo stesso tempo pensiamo che non ci sia speranza. Vogliamo una via d'uscita? Ma non riusciamo a concepirne alcuna, perché ovunque vediamo il casino. E rimaniamo incastrati. Abbiamo questa mente disperata. E senza una prospettiva di un futuro lontano o vicinissimo, di stare meglio, vediamo che il nostro futuro non ci può offrire altro che non quello che vediamo, quello che proiettiamo, un futuro pieno di tristezza. È così e non c'è soluzione. No, in questo figuriamoci se posso applicare il perdono. No, qui no. La mente in quel momento considera irreversibile il proprio giudizio della situazione del mondo. E in quei momenti non ci accorgiamo di aver condannato la situazione. Non ci accorgiamo di aver condannato noi stessi a quel tipo di dolore, di fastidio, di turbamento, di disperazione. O forse adesso, a questo punto del cammino, un po' ce ne rendiamo conto, ma quando siamo lì, se ci basiamo sulla stessa mente che crea questa illusione,
questa forma del mondo, non possiamo uscirne. Se ci basiamo su di lei, non possiamo uscirne. Nell'idea di oggi, infatti, leggo che il perdono si acquisisce. Non è inerente alla mente, che non può peccare. In sé la mente non può fare un bel niente. E dice, dal momento che il peccato è un'idea che tu hai insegnato a te stesso, allora anche il perdono deve essere appreso da te. Ma non da te, ma da un insegnante diverso da te, che rappresenta l'altro sé in te. Questo può anche dire che in quel momento in cui ci troviamo in difficoltà, prendiamo l'esempio che ho appena fatto di tristezza, di disperazione, in quel momento l'unico modo per uscirne è affidarci alla nostra guida interiore, al nostro maestro interiore che ci guida. In quei momenti in cui c'è questa colpa incosciente che sostiene questa situazione, sostiene tutto il mondo lì fuori, ecco, in quei momenti prendo tutto questo e lo lascio in mano della vita, in mano dell'amore, perché questa non è la verità su di me, non lo è mai stata. E in quei momenti non devo fare niente, non devo raccontarmelo, non devo spiegarmelo che quello che sto vivendo non è la realtà e non devo nemmeno capirlo, devo solo arrendermi e accettarlo e permettere che il maestro in me faccia il lavoro, permettere che la luce e la sua saggezza, la sua intelligenza faccia il lavoro e il suo lavoro restaura la memoria. Non ci sono parole che servono in quei momenti, né spiegazioni. Solo dona tutto questo a qualcosa più grande di te. Perché in quei momenti tu, con la tua mente, non puoi risolvere quello che stai vivendo. Un'altra cosa che volevo condividere con te è che a volte nasce in noi una sorta di paura. Pensiamo che quello che percepiamo fuori, in fondo lo percepiamo perché anche noi abbiamo commesso quella cosa brutta che vediamo lì fuori e non lo possiamo tollerare. Ma in quei momenti ricorda di non prendere ciò che vedi personalmente. Non prenderla personalmente, non succede niente. In quei momenti vai in quel nodo che c'è dentro di te, che si crea dentro di te, che non sai identificare, e digli sei innocente. E accettando la tua verità, il tuo perdono, naturalmente sei innocente, non puoi vedere peccato, ma finalmente puoi vedere la realtà. Perché la tua mente adesso è piena di luce aperta, diciamo con la visione ampia, accesa. Ecco, la tua mente adesso può distinguere tranquillamente la realtà dall'illusione. Ecco. Oggi lo dedichiamo a perdonare noi stessi, ad andare profondamente proprio lì dentro. Durante le nostre pratiche lunghe, di 10 minuti la mattina e 10 minuti prima di dormire, e durante le nostre pratiche corte ogni ora, in cui ci ricordiamo che il perdono è la chiave della felicità. Mi sveglierò dal sogno di essere mortale, fallibile e pieno di peccato, e saprò di essere il perfetto figlio di Dio. Trovi il testo per poterlo leggere in tranquillità e per praticare nel profilo Instagram Leggendo Miracoli. E mi ritrovi qui domani con la lezione numero 122. Buona giornata!